Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Icaro TG, i titoli principali dell'edizione di oggi. La guerra tra Rimini e Riccione sul TRC si riapre. Il comitato chiede un commissario per le inadempienze del comune di Riccione, la Tosi contro Gnassi, rappresaglia politica. Aeroporto, i consorzi chiedono di unificare la data delle udienze del ricorso al TAR e avanzano nuovi dubbi sull'iter amministrativo di Air Riminum. La Notte Rosa prende per la gola i turisti delle Dolomiti, le immagini della festa a Madonna di Campiglio. Calcio, Rimini si impone 2-0 sul Castelfranco e conserva 9 punti sulla Correggese, decide il solito Pera. Questa mattina nella sede della Regione a Bologna si è riunito il Comitato di Coordinamento del TRC, un incontro finito con un nuovo acceso scontro tra Riccione e tutti gli altri, ovvero Regione, Provincia di Rimini, Comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini e Agenzia Mobilità. Lo scontro sul TRC raggiunge toni, se possibile, ancora più esasperati. Il comitato di coordinamento, a parte ovviamente Riccione, ha chiesto di nominare un commissario ad acta che possa surrogare i dirigenti del comune di Riccione nell'adozione di determine e ordinanze sulla regolamentazione della viabilità, adempimento al quale il comune sta venendo meno, ritardando i lavori. Un atto, spiega una nota della provincia di Rimini, che non incide sulle potestà amministrative proprie del sindaco, che rimangono. Oltre ai ritardi causati dall'atteggiamento di Riccione, il motivo della richiesta, spiega la provincia, è anche dividere le responsabilità politiche da quelle gestionali, in capo per legge ai singoli dirigenti e a cui gli stessi devono provvedere, pena la loro personale responsabilità. E la provincia ricorda inoltre i diversi pronunciamenti del TAR avversi a Riccione. Ben poco convinta delle motivazioni, il sindaco Tosi, che punta il dito in primis contro Gnassi, sindaco di Rimini e presidente della provincia, a fronte delle aperture per risolvere i problemi, una richiesta assurda e arrogante per esautorare il comune di Riccione. Ad Agenzia Mobilità era stato chiesto, spiega la Tosi, di cantierare i lavori rispettando le esigenze di cittadini e operatori, ma dietro la richiesta di un commissario, il sindaco di Riccione legge una chiara volontà politica. In tutto questo, dopo il fallimento della ditta produttrice del Fileas, il primo veicolo scelto per il TRC, è stato dato mandato ad Agenzia Mobilità di proseguire con le due imprese già componenti l'associazione temporanea che hanno proposto la fornitura di un veicolo prodotto dalla Solaris Bus & Coach, il Metro Style, predisposto per un sistema di guida assistita di tipo ottico prodotto da Siemens, con capacità di trasporto ed esercizio omologhe a quelle del Fileas. Parliamo di aeroporto. Il Consorzio per lo sviluppo dell'aeroporto di Rimini San Marino e il Consorzio ABN hanno chiesto al TAR dell'Emilia-Romagna di portare l'istanza cautelare sul ricorso contro l'assegnazione ad Air Riminum della gestione del Fellini, prevista per il 19 marzo, alla stessa data dell'udienza di merito, l'8 aprile, confermata invece per il prossimo giovedì l'udienza al TAR per il ricorso della curatela fallimentare di Air Adria contro il bando ENAC per la mancata indicazione nel bando di gara del riconoscimento dell'indennità a favore di Air Adria. È inoltre pendente un ricorso, sempre della curatela contro ENAC, per la decadenza della concessione aeroportuale di Air Adria. I consorzi, intanto, stanno valutando le integrazioni da proporre nel ricorso, a partire dal mancato versamento del capitale sociale di 3 milioni e 100 mila euro richiesto a bando. A oggi ne risulta versato solo il 25%. I legali dei consorzi stanno anche valutando eventuali conflitti di interesse per l'onorevole Laura Fincato, che avrebbe ricevuto incarichi di consulenza dal Ministero dei Trasporti, che a sua volta è controllore di ENAC, e della stessa Fincato, pur apparsa come presidente di Rimino in diverse occasioni, a oggi, fanno sapere i consorzi, non ne risulta traccia nella visura camerale della società. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Salvatore Longo, il 54enne dipendente di ERA, morto sabato mattina a San Clemente, schiacciato dal suo furgoncino per la raccolta del vetro. In seguito al tragico incidente, si è tenuto questa mattina a Rimini un incontro tra ERA e le organizzazioni sindacali sui temi della sicurezza sul lavoro. Al termine dell'incontro, ERA ha convenuto con i sindacati un ulteriore momento di verifica da tenersi alla conclusione degli accertamenti da parte delle autorità competenti sulle cause dell'incidente.
Sull'incidente indagano i carabinieri e la medicina del lavoro. Per superare le grosse difficoltà per la squadra volanti, costretta a dar fondo allo spirito di abnegazione per presidiare il territorio, è necessario che Rimini riesca a entrare nel piano di rinforzi previsto dal Ministero per l'Expo. Lo afferma il consigliere comunale di Rimini del Movimento 5 Stelle, Carla Franchini, che invita tutti i movimenti politici ad attivarsi senza aspettare l'estate per rivendicare adeguati rinforzi. E alla storica carenza di organico e mezzi per la squadra volanti della Polizia di Rimini si aggiunge anche il problema di dover lasciare gli alloggi alla caserma Mosca a Rivabella, notizia che avevamo anticipato nei giorni scorsi. Nell'ex albergo riadattato a caserma, per ragioni di sicurezza, rimane solo la mensa, mentre l'alloggio degli agenti è spostato alla caserma della Polstrada sull'Adriatica, costringendo appunto gli agenti a lunghe peregrinazioni. Torna il Social Thinking Day, momento formativo per gli studenti promosso dall'Associazione Pensare Politico in collaborazione con alcuni istituti riminesi. Domani, in occasione della giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, 3.500 studenti dei licei Giulio Cesare Valgimigli, Serpieri e Einstein parteciperanno a 50 fra lezioni, seminari, dibattiti e simulazioni assembleari sui temi di cittadinanza, Costituzione ed economia. Lezioni, incontri, dibattiti. Per una giornata circa 3.000 studenti riminesi saranno impegnati ad approfondire temi per lo più e purtroppo trascurati nella formazione scolastica come Costituzione, Economia, Istituzioni, Unione Europea. Ad aiutarli in queste riflessioni diversi esponenti della cultura come Federico Fubini, giornalista di Repubblica, Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte Costituzionale, Luca Lagna, docente di social media e marketing digitale o il partigiano riminese Walter Vallicelli. I ragazzi vengono dipinti come lontani dalla politica, disillusi, e in parte è vero. La sfida di pensare politico è proprio quella di riavvicinarli a questo mondo, perché saranno loro i futuri cittadini, i futuri elettori attivi e passivi. Quando in realtà i ragazzi vengono chiamati in causa e li si mette in primo piano, tramite simulazioni di consiglio o comunque tramite la richiesta del loro parere, si vede che i ragazzi hanno una ricchezza da portare e un contributo da dare significativo. Tra gli appuntamenti si rinnova quello in consiglio comunale, ponte tra istituzioni e ragazzi. Questo momento permette di spiegare il funzionamento di un organo di amministrazione cittadina e il ruolo della giunta, dando così ai ragazzi elementi per leggere le istituzioni. Sarà anche un momento di confronto, perché rispetto ai temi che verranno presentati, che i ragazzi ci porteranno, è chiaro che anche per noi è importante avere quello che è il pensiero anche da parte dei cittadini più giovani che quindi vivono questa città e che possono sicuramente darci anche degli elementi, soprattutto di una fascia che spesso rimane un po' più nell'ombra, nel confronto anche quotidiano che noi abbiamo con diversi comitati, con i cittadini. Secondo appuntamento ieri in Basilica Cattedrale per gli incontri del Vescovo con i cresimandi della diocesi, protagonisti ragazzi e genitori del vicariato urbano di Rimini. Nella storia di Antonella e Frida la forza di Dio si è manifestata nella croce. Due donne che ieri si sono raccontate davanti ad oltre un migliaio di genitori di cresimandi riminesi negli appuntamenti domenicali voluti dal Vescovo. Frida, dopo essere stata allontanata dalla sua famiglia per abusi, ha fatto un percorso di riconciliazione che oggi, moglie, madre di tre figli, l'ha riportata a chiamare mamma la donna che l'ha partorita. Antonella voleva essere un medico missionario, ma una volta in Africa una grave malattia l'ha costretta a far ritorno in Italia. Mi ha fatto meditare il Padre nostro partendo dalla fine e rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E quindi dentro di me mi sono detta, cioè, se Dio mi ha perdonato a me per tutta la mia miseria, chi sono io per non perdonare mia mamma? E quindi finalmente sono riuscita a coronare questo cammino di perdono e di riconciliazione. E quindi gli ho detto a mia mamma, il passato lo affidiamo a Dio, è suo, quello che abbiamo fatto, ora viviamo bene il presente. Cosa ho capito? Ecco, che la salvezza piena sta non solo nel sentire la presenza di Gesù, ma anche nell'accettare la volontà di Dio, anche quando sembra assurda e senza un perché. Gesù non mi ha tolto la croce,
Gesù però è stato quella luce che ha rischiarato la mia notte buia. È stato quel compagno fedele che ha vissuto dall'inizio fino alla fine questa storia che per me è stata molto dolorosa. La fede mi ha strappato dal baratro della disperazione anche senza rispondere al perché della mia sofferenza. E della croce ha parlato il vescovo Francesco, chiedendo ai papà, alle mamme, ai figli che li hanno raggiunti in cattedrale dopo un momento di animazione in sala Manzoni di contemplare il crocifisso di Giotto. Ecco che cosa ha fatto Gesù. È venuto e ci ha parlato di Dio come nessuno l'aveva mai fatto. Ci ha detto che Dio non è un padre padrone, è un padre papà, non è un giudice inflessibile, non si apposta dietro la curva per tenderti la rappresaglia, per coglierti in fallo e fartela pagare cara. No, lui è il Dio della misericordia e del perdono. La confraternita di San Girolamo a Rimini, in occasione del 10° anniversario della beatificazione, ha ricordato Alberto Marvelli con la dedicazione di un basso rilievo in bronzo. L'opera, che si trova all'esterno dell'oratorio di San Giovannino in Via Dante, è della scultrice riminese Paola Ceccarelli, che ha già realizzato la tomba del Beato a Sant'Agostino. Marvelli fu socio della confraternita dal 1945 fino alla sua morte nel 1946. L'inaugurazione del basso rilievo è avvenuta sabato mattina alla presenza di autorità civili e religiose, tra le quali il vescovo di Rimini, Monsignor Lambiasi, il presidente nazionale di Azione Cattolica Matteo Truffelli e l'assistente centrale, Monsignor Mansueto Bianchi, a rappresentare il comune di Rimini, l'assessore Sade Golvad. È andata in archivio l'edizione 2015 di La Notte Rosa va in montagna, che si è svolta nel fine settimana a Madonna di Campiglio. L'iniziativa promossa dallo Sci Club Rimini Ski e Snowboard ha portato ai turisti delle nevi i sapori e gli eventi della Romagna. Piazzale Lorenzetti, nel centro di Madonna di Campiglio, sabato pomeriggio si è vestito da Romagna. Ai turisti sono stati presentati i prodotti e i sapori tipici, piadina, sardoni, salumi, formaggi e vini. Una festa resa possibile grazie alle imprese, associazioni degli albergatori e degli artigiani riminesi. Lo Sci Club Rimini ha unito così l'utile al dilettevole, il programma delle proprie gare sociali e la promozione del territorio. Il sindaco di Pinzolo, William Bonomi, ha simbolicamente consegnato al vice sindaco del comune di Rimini, Gloria Lisi, le chiavi della città. Hanno partecipato anche gli sci club di Coriano, Cesena, Forlì, Ravenna e la Federazione Nazionale Sci della Repubblica di San Marino. Un grande successo, 800 persone presenti qua e Madonna di Campiglio che ci ha accolto stendendoci un tappeto rosso. La scuola Sci Rheinalter ci ha aiutato con la pericena e la fiaccolata, con la gara di oggi. Il comune di Campiglio ci ha messo a disposizione le strutture, l'APT ci ha aiutato a organizzare il tutto in maniera eccelsa e l'associazione Impianti ci ha fatto degli ottimi sconti sugli ski pass dei nostri soci. Siamo qua anche quest'anno con molta gioia e anche molto vino. Quanto basta, dai. Quanto avete lavorato oggi? Abbiamo lavorato da questa mattina alle 9 e lavoreremo fino a questa sera alle 19 per la buona riuscita di tutta la manifestazione. Qui abbiamo la bellezza di un quintale e mezzo di sardoncini, 18 prosciutti, 3 mortadelle, 1400 piade. E il vino? Quanto ne vuoi della fiammetta? Mia Romagna in fiore. Come fa? Tu sei? Ma voi da dove venite? Roma. Com'è questa piadina allora? Ottima. Peccato che il formaggio è finito perché non l'abbiamo provata. Si vede che è proprio romagnola. Ma voi la conoscete la Notte Rosa? No, è la prima volta. Adesso dovete venire a Rimini. Verremo. Che c'è? La Notte Rosa pure là. E ha fatto festa anche il Rimini, che torna da Castelfranco Emilia con 3 punti, che allungano a 11 la striscia positiva della squadra di Cari e lasciano invariato il vantaggio più 9 punti sulla Correggese, vittoriosa 3-0 a Bellaria. Ieri ha deciso la solita doppietta di Pera. Vediamo il servizio.
Il Rimini a Castelfranco Emilia per continuare la sua striscia positiva, che dura da 10 turni, e ritrovare la vittoria in trasferta dopo i due pari con Fidenza e Bellaria. Cari schiera titolari Di Maio e Cabine, entrambi al rientro dalla squalifica, per l'attaccante dopo 5 giornate di stop. Sulle fasce agiscono Flori e Versienti. La partita entra subito nel vivo, anche se il terreno ed un forte vento condizioneranno non poco le trame di gioco. Al secondo Berardi tenta il diagonale da posizione defilata, Gibertini devia. Al nono Berardi tenta il controllo, Ricchiuti in verticale per Pera, che va alla battuta di prima intenzione, non trovando il bersaglio. Al sedicesimo Ubakent ruba palla a Versienti, salta Di Maio e calcia, senza inquadrare la porta. Al ventunesimo, dopo un colpo di testa di Martinelli, idea di Ricchiuti per Pera, che scatta sul filo del fuorigioco, forse in offside, e una volta in area vira e viene agganciato da Ladu. Rigore giallo per il terzino locale. Sul dischetto si presenta lo stesso Pera, che trasforma spiazzando Gibertini per il vantaggio biancorosso. 26esimo centro in campionato per il bomber del Rimini, che ritocca il suo record. La reazione del Castelfranco sta tutta in un destro di Negri, che al 27esimo conclude a lato. Prima che la frazione si chiuda, Ricchiuti accusa un dolore al flessore della gamba sinistra. Resterà negli spogliatoi, al suo posto entra Tedesco. Al settimo della ripresa la punizione di Beatrizzotti termina a lato. Al 16esimo corner di Tedesco, Pera colpisce di testa anticipando tutti, il pallone si adagia sopra la rete. Al 23esimo calcio da fermo di Tedesco, Gibertini leva la sfera dall'incrocio, il tentativo di tapine di Dideo è alto. Al 41esimo rinvio di Dini, De Martino prolunga di testa. Cabine manda in porta Pera, che con estrema tranquillità controlla. Salta Gibertini, si aggiusta il pallone e lo deposita a lato, errore incredibile. Il bomber biancorosso si rifà al 46esimo, Di Maio recupera palla e innesca l'attaccante toscano, che salta l'ultimo baluardo, tra lui il portiere, entra in area e fredda Gibertini per la seconda volta, completando la doppietta personale. Sono 27 i gol in campionato. Finisce 2-0 per il Rimini, che a 9 turni dal termine preserva il più 9 sulla Correggese, Corsara a Bellaria. Non era facile perché il campo non era dei migliori, l'importante era portare a casa questi 3 punti e niente, se la butto dentro sicuramente sono più contento. Questo vento? Niente, la partita sicuramente non è stata bellissima, per chi ha pagato il biglietto sicuramente non è che si è divertito nel vedere giocare, magari si è emozionato per quel gol che ho sbagliato, incredibile, niente, l'importante era portare a casa 3 punti. Ecco, ci vuoi raccontare un po' cosa è successo? Perché insomma è una cosa inconsueta per te, credo in assoluto, ma soprattutto in questa stagione dove ti riesce tutto. No, sicuramente una parte di colpa ce l'ho sicuramente, perché bastava prendere la porta, però posso assicurarti che mi ha rimbalzato male e ho tirato di tallone, quindi niente, un po' di colpa va anche al campo, però se non la fate vedere in televisione è meglio, dai. La faremo vedere, non ti accontenteremo. Raccontaci invece l'azione per il primo rigore. Rigore netto, c'è stato però un dubbio sulla posizione iniziale, sul passaggio di Ricchiuti. Sì, il fuorigioco non so dirti se c'ero e niente, se guarda lì non alza la bandierina, io vado dritto in porta e niente, l'avversario sicuramente poi mi ha colpito. Bisogna vedere il fuorigioco se c'era o meno, però l'importante è che poi ha fischiato il rigore, dai. Poi è arrivata anche la seconda rete personale e il festeggiamento insieme ai tifosi. Sì, doveroso perché non so perché non sono entrati, però magari per la testa, non lo so. Niente, se ci seguono così ogni domenica dimostra che ci tengono e niente, noi bisogna portare a casa 3 punti e poi sicuramente sarà dura per gli altri. Intanto hai ritoccato il tuo record, sei a 27, sei vicino anche a quota 30, che è il prossimo obiettivo. Sì, quello l'avevo già detto e niente, vediamo già domenica di avvicinarlo ancora di più e sicuramente se porta punti a Rimini è meglio. E finché ne sbaglia uno ma ne segna due per noi va benissimo. Di Rimini Calcio si parlerà questa sera nel corso di calcio.basket in diretta subito dopo il TG. Ospite in studio nella parte dedicata alla Rimini alle 21:05 il difensore biancorosso Leandro Versienti. Siamo arrivati in conclusione, a seguire il meteo. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito e buona serata.